Aspè. Devo cercare, volevo mettere di sottofondo per caricare Naruto Chill no copyright per Ribo. Per caricare Ribo, un mix lofi no copyright. Minchia, si è smollato tutto il muesli, che merda. Ah! Che schifo. Che schifo. È troppo alto. O va bene? Ribo, sfidami. Sfidami. 10 grande. È troppo alto o va bene? Ribo ha paura di sfidarmi. Dove sta Ribo? Lista amici. Ah, ma non ti ho in lista. Ci sei, Ribo? Lista amici. Ah, Ribo. Ti aggiungo. Chiedi amicizia. Ti ho aggiunto, Ribo. Devi accettare per poterti sfidare. Godo. Godo. Sfida amici. Ribo. Ribo ha accettato l'invito. Ribo è pronto a essere sconfitto. Crea tavolo. Ribo già sta guardando le mie carte. Immagina. Grande Ribo. Aspetta che mi si è... Perché non mi funziona? No. Immagina. Mi sei rincoglionito. Ah, ok, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho? Ce l'ho? Ma Ribo gioca! Ho chiuso l'app, perché? Ma gioca, Ribo! Tocca a te, Ribo! Ribo! Dai, che ti gioca in auto. Grande, Ribo! E ti gioca in automatico se non giochi! Che scarso questo avversario, però. Che scarso questo avversario. Non sono in game. Che palle. Allora qualcuno che mi sfidi al volo. Qualcuno che mi sfidi al volo. Qualcuno che mi sfidi al volo. Lista amici. Snix. Ah, Ribo, ma c'è Ribo? Ma Ribo! Ribo trolla. Ribo trolla, Ribo palese trolla. È che era primo lui a giocare e non gli andava bene. Voleva restartare in modo che fossi... Ah no, Godo, sono io di nuovo. Suka. Ci hai provato, Ribo. Ci hai provato a fare la furbata, non è uscita. Ribo voleva non essere il mazziere, ma non ha funzionato, mi dispiace. Ci ha provato, ha provato la giocata, ma è andata male. 8 di briscola? Che cazzo di carte ha Ribo che butta un 8 di briscola così? Che cazzo di carte ha? Asso di bastoni, già lo so, vai. E qual era il tasto per godere? Aspetta. Ah, era questo? Ok. No, non ho visto, cazzo. Chi tocca? Tocca a Ribo. Ho platinato poco fa Horizon Zero Dawn. Ora si gioca il secondo. Che ne pensi? Vorrei una tua opinione da ex campione di briscola. Allora, da ex campione di briscola, non apprezzo molto Horizon Zero Dawn. Perché non ci sono le partite di carte, mi sembra... Cioè, preferirei giocare... Cioè, briscola online è perfetto per te, secondo me. Tocca a te. Tieni. Vai, Ribo, 3 di coppe. Ovvio, ovvio. Vabbè, era ovvio, mancavano 10 carte nel mazzo. Ribo sta giocando Holly briscole, boh.
Ribo, sono 2 ore che gioco a Only Briscole. Ribo, sono 2 fottute ore che gioco a Only Briscole. Ha vinto perché c'ha pure l'asso di spade. Godo! La pescatora. La pescatora. La pescatora c'ha l'asso di spade. Godo, 2 punti, interessanti. Dio santo! Ok, ce l'ho. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Ce l'ho. Ha vinto lui. Ha vinto. Ha vinto. Ha già vinto. Ha già vinto perché c'ha l'asso. C'ha asso e 3. Secondo me ha vinto in ogni caso. Secondo me ha vinto in ogni caso. C'ha asso e 3. Cazzo, glielo... No! Che trollata! C'aveva l'asso di spade, me ne ero scordato. Cioè, Ribo ha vinto con l'ultimo round. C'aveva l'asso di spade, ma non sarebbe cambiato un cazzo. Avrebbe preso lui lo stesso. Dio caro, che palle! Niente. Che cazzo che era rimasto proprio l'asso di spade, ma tanto non sarebbe cambiato, perché l'avrebbe... la goduria, non... Avevi vinto con quelle carte alla fine. Cioè, non... Anche se avessi giocato il 3 di spade dopo non sarebbe cambiato, perché tu avresti giocato la briscola prima, l'asso di spade dopo. Non sarebbe cambiato. Quindi tocca fare la rimonta. Tocca fare la rimonta. Dio caro, che culo di merda! Oh! Che palle! Zio Khan, grande Ribo! Grande Ribo! Grande Ribo, non eri il king, Dio caro! Non ero il king, Dio santo! Se scula... Ero il king, sì, ma lui scula, che cazzo devo fare? Prima carta che gioco c'ha il 3. Prima carta che gioco c'ha il 3. Che cazzo devi fa? Lui si sta farmando punti, sta a 10 punti fatti con le cartine. Lui sta a 10 punti fatti tutti con le cartine. Ma pure di più, guarda. Sta tipo 15 punti fatti di scarti. Sta tipo 15 punti fatti con gli scarti, immagina. Ora c'ha l'asso di spade, sicuro. Vabbè, non grande Ribo per la vittoria. Non so che cazzo dire, sincero, non so che cazzo dire. Complimenti, GG. GG. Vaffanculo! Dio caro, era ovvio, li ho chiamati entrambi. 3 di denari, asso di spade, era ovvio. Era proprio ovvio. Era proprio ovvio, era ovvio, era scontato. Dovrei abbassare un po' la musica. Ma l'ho chiesto prima, la musica è troppo alto, va bene. L'ho chiesto prima. L'ho chiesto prima. Immagina. Primi punti per Nico. Ora c'ha pure il 3 di spade, non è ancora uscito. Oh 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 oh. Piano, piano, piano. La rimonta di Nico? 3 di spade? Cazzo, non è riuscito ancora. Ha vinto. Qua deve prendere lui. Qua deve prendere lui, ha vinto. Cioè, per le carte che ha vinto. Se la gioca bene ha vinto. Cioè, non può essere che perda, Ribo. È proprio impossibile. Ok. Ok, ho una speranza. Ho una speranza. Ho una speranza. La trollata. La trollata. Ribo la trollata. Ribo la trollata. Ribo la trollata. Che sbatti. La trollata. Ribo la trollata. Ribo l'ha completamente trollata, l'aveva vinta, l'ha trollata. Ribo l'ha trollata. E Ribo l'ha trollata. E Ribo l'ha trollata. Su! Let's fucking go! Ma ha vinto lui lo stesso? Non è vero! Cosa? Cosa? Ma com'è possibile? Com'è possibile? È perché io non ho preso figure, figo. Ho preso solamente assi e 3.
E niente. Sconfitta. Ti giuro, ero convintissimo di aver vinto in sto round qua. Ero proprio straconvinto. Ho abbassato la musica un botto. Ero straconvinto di aver... Ora io. Va bene, Brady, vieni, vieni. Ero straconvinto di aver vinto io quest'altro round. Ripo, sei pronto a prendere il cazzo? Ripo, siamo 1-1. Siamo 1-1. Siamo 1-1. Dopo facciamo la bella. Dopo facciamo la bella. Dopo facciamo la bella. E sarà lo scontro finale tra i due pro player della briscola, va bene? Sarà il fight finale che deciderà chi è il re della briscola. Se vincerai, ti chiamerò sempre Ribo re della briscola. Cioè, tipo, ogni volta che giocheremo ad Apex, ti chiamerò Ribo re della briscola. Va bene. Ma Ribo, guarda che vale prendere, se vuoi. Cioè, non è che devi lasciare tutto... Che culo di merda, appena pescato. Asso di denari appena pescato, mannaggia il cazzo. Dio caro, ho giocato denari prima e non ce l'avevi appena pescato l'asso di denari. Ma Dio caro, dai. Ah, ma non sei più tu in effetti. Che cazzo è questo, è Brady? Scusa, ops. Contro Brady sto giocando, ok. Vabbè, Brady è una pippa. Brady è una pippa, dovrebbe essere chill questa. Che culo. Cioè, prima non aveva niente di denari, si è beccato in due turni asso e poi si è beccato pure il... si è beccato il 3. In due turni ha pescato asso di denari e re di denari. Il turno prima non aveva nessuno dei due, immagino. Il turno prima non aveva né asso né re di denari né tre di denari. Li ha beccati uno dietro l'altro, li ha beccati. Dio caro. Uno dietro l'altro ha beccato asso e tre di denari, immagina. Quanto culo rotto devi avere, immagina. Gli sto regalando punti, però. Immagina che culo rotto devi avere. In due turni, Dio santo. In due fottuti turni, asso e tre di denari pescati. E vabbè, ma è già ha vinto. È già i punti che gli servono per vincere, proprio. È proprio già i punti che gli servono per vincere, Brad. Questi sono i primi punti che prendo io. Lui è già i punti che gli servono per vincere. Cioè, è assurdo. Sta già i punti che gli servono per vincere. 3 di coppe, so che ce l'hai, vai. Sicuro tanto, sicuro. Nove di briscola? Che cazzo stai dicendo, Brady? Che culo che ho, l'ho vinta. GG per la partita, Brady. Sei stato molto bravo. Sei stato molto bravo, ci hai sinceramente provato. Ci hai sinceramente provato, però non è stato sufficiente. Sai che forse l'ha vinta lui? Mi sa l'ha vinta lui. No, ok, l'ho vinta io, ma ho giocato di merda l'ultimo turno, potevo giocarlo molto meglio. Facile per il re della briscola vincere questa partita. Sì, ma Ribo ha vinto grazie alla soundtrack di Naruto in sottofondo. Dio santo, l'ho caricato. Che palle. E Brady ha paura di pigiare continua sul round 2, non ho capito. Cioè, ti puoi arrendere se vuoi, Dio! Figa, l'asso come briscola? The fuck? Brady, partenza aggressiva, 5 di briscola subito. E là. Cioè, tu ti immagini che lui mi butta al secondo turno un 3 e io non ho una singola briscola per prenderlo, ti immagini? Cioè, che gioco scriptato di merda, Dio caro, che gioco scriptato di merda. Che gioco scriptato di merda, che schifo. Che schifo. Che fottuto schifo. Che fottuto schifo. Che fottuto schifo. Che schifo. Che schifo. Mi ritiro da questa partita! Dio caro, 10 carte di fila, 0 briscole! Oh! Complimenti, Brady, per la vittoria a tavolino. Mi sono rotto il cazzo. L'hai vinta a tavolino, bravo. No, non mi frega un cazzo. Cioè, è veramente assurdo, no? Io non gioco una partita simile. No, non gioco una partita in cui le prime 10 carte che pesco non sono briscole. Non la gioco proprio. Manco un 2 di briscola, col cazzo proprio. Non la gioco. Io una partita simile non la gioco, bravo Brady, hai vinto, siamo 1-1, siamo 1-1, dovremo fare la bella come ho fatto con Ribo, non mi importa, l'hai vinta, non avevo neanche voglia di giocarmi la bella dopo quelle due,
Cioè, ti do vinta pure la bella di questo round. Hai vinto pure la terza di questo round. È assurdo, veramente assurdo. È veramente imbarazzante. Dove sei, Double? La sborra di Ganondorf. 2 secondi. Devo cancellare zio Khan dalla lista. Anzi, cancello Sarubo. Sarubo, rimuovi amicizia. Invita amici. La sborra di Ganondorf. Cerca utente. Utente non trovato, non lo trovo. Non ti trovo, Double. La sborra di Ganondorf, non ti trovo. Ma perché quello è il tuo user ID? Non è il tuo user ID, è il nome che hai cambiato. Cercami, devi aggiungere la sburra. Ma Dio. La sburra di Ganondorf. Perché la sborra era già occupato. Utente non trovato. No, devi aggiungermi tu, aggiungimi tu. C'è il link. Punto esclamativo briscola. E ti esce. Quindi, accetta chi è questo. Questo non me lo carica, immagina. Player, Ribo. Clicca lì e mi arriva la richiesta. Aspetta che rifiuto le altre nel mentre. Ok. Questa è di un botto di tempo fa. Ok, mandala. Richiesta d'amicizia. Ma sei tu? Ma non ti chiami la sburra di Ganondorf? Chi è questo? Sei tu? Chi è questo? Player Buxwin. Con la mano come immagine profilo. Aspetta che faccio spazio. Cancello. Mi piace Ararenico. Ok. Player Ogak. Molto, molto serio lui. Alcudio. Alcudio. Quello sono io, ok. Ribo, nel caso vieni, faccio la bella con te direttamente ora, Ribo. Ribo, vai. La bella, la partita per decidere il re della briscola. La partita per decidere chi è il re della briscola. No, io c'ho veramente una sfiga, ti giuro. Io c'ho veramente una sfiga, ti giuro. Sto gioco proprio non lo devo giocare, sono troppo sfigato, cioè non becco niente. Non becco mezza carta buona, non becco. Zero briscole, zero carte buone, incredibile. È veramente incredibile. Non ho mezza carta giocabile, non so che fare, boh. Cioè, non posso buttare niente. Sono destinato a regalare punti all'infinito. Non mi capita mezzo carico, mezza briscola. Solo scarti di merda, Ribo, vaffanculo. Ci prova. Prova la giocata alla Brady. Prova la cosiddetta giocata alla Brady, ma fallisce. Prova la famosa giocata alla Brady, ma fallisce. È l'asso di briscola. Ribo che butta fuori l'asso di briscola. Immaginati, Ribo c'ha pure il 3 di briscola, sicuro. Cioè, è sicuro che... Dio caro, che palle. Dio caro, che palle, oh. Normale. Normale. Io non ho beccato mezzo asso finora. Mezzo asso non ho beccato. Io non ho beccato mezzo asso in tutta la partita. Mezzo 3 e mezzo asso. Zero carichi. Ho beccato zero carichi in tutta la partita finora. Manca... Oh, è finito il mazzo. Li ha beccati tutti lui. Tutti lui. Tutti lui. Zero ca... 0-3 e 0 assi. 0-3 e 0 assi in tutta la partita. Tutti... Guardali. Guardali tutti. Lui ce li ha. C'ha 3-3 in mano. Non ho beccato né un 3 né un asso. È incredibile. È incredibile. Non ho beccato un 3. Lui c'ha tutti i 3 assi in mano. Perché io non ne ho beccati. Ce li ha tutti lui. Guardalo, ce li ha tutti lui. Non ne ho beccato neanche uno. Ce li ha tutti lui. Non ho beccato neanche uno. Non ho beccato neanche uno. Neanche un 3, neanche un asso. Neanche uno. Cioè, mi rifiuto di giocare ste robe. Dio caro, 0, 3, 0 assi. Non so che cazzo fare. Cioè, non posso giocare. Io non posso giocare. Mi è vietato competere su sto gioco. Mi è vietato competere su questo gioco.
Ma vai in culo, vai. Quando è oggettivo, è oggettivo, Dio caro. Quando è oggettivo, è oggettivo. Io spero che lui abbia un carico come ultima carta, se no l'ho preso in culo. Secondo me l'ho preso in culo lo stesso. E vabbè, GG, Rivo. GG, non... ho beccato un 3 in tutta la partita. Io non so che cazzo dire. L'unico altro che ho preso è quello che mi ha regalato lui. Dio santo, ora bisogna fare il recupero. Ora bisogna fare il recupero. Ora bisogna fare il recupero subito, immaginati. Che gigacazzo che sto prendendo, che palle, che ingiusto, Sniff. Ma Sniff, de che? Dio santo che ti... Ribo, ho beccato 0-3 e 0 assi in tutta la partita. 0-3 e 0 assi in tutta la partita. In tutta la partita non ho beccato un 3 e un asso, li ho beccati nell'ultima mano. All'ultima mano me ne ha dato uno. Ribo, girati per favore, non guardare. Ribo, non guardare la cam, per favore. Ribo, non guardare. Non guardare, serio, perché sennò rovini, perché voglio far vedere le carte che ho in mano. Avete visto? Ok. Perfetto. Volevo fare un attimo vedere le carte che ho in mano. Se non vinco questa, sono un bot. Disinstallo briscola se non vinco questa. Se non vinco questa, disinstallo briscola proprio. Se non vinco questa, devo disinstallare la briscola. Se non vinco questa, devo disinstallare la briscola. Sì, no, è ovvio. Per Ribo, secondo me, le ha guardate le carte. Se le ha guardate... No. Secondo me le ha guardate. Se le ha guardate... GG. Se non mi gioca il seme che mi deve giocare, vuol dire che le ha guardate. Se non gioca mai il seme che deve giocare, vuol dire che le ha guardate. Non ho guardato, ok. Guarda, ora l'ha giocato subito per far credere di non averle guardate. Che schifo, che sporco, Dio santo. Ora subito l'ha giocato il seme, subito. Mamma mia, perché è stato sgamato. È stato sgamato e subito a giocarlo. Che sporco. Che sporco giocatore. Tieni, tranquillo. Tranquillo, Ribo. Ma secondo me non la vinco, è questo il bello. Secondo me riesco veramente a non vincerla adesso. Secondo me riesco veramente a non vincerla. Perché non ho fatto tanti punti. Non ho vinto, non è vero. Non ho vinto, non è... Guarda, hai vinto tu. Che palle, mi sono trollato la partita, sono un coglione. Niente, l'ho trollata, l'ho persa. Non ci credo, Ribo. Non ci credo. L'ha vinta lui, serio. Dio santo, madonna di vita, ho vinto di pochissimo con le carte che avevo, immagina. Immagina vincere di 5 punti con quelle carte, che schifo. Il mazziere Ribo, va bene, vuol dire che sono in vantaggio. Ultima con mazziere Ribo, sono in vantaggio, perfetto. Vabbè, ma lui aveva guardato le mie carte. Ultima con Ribo come mazziere sono in... Ah no, non è vero, perché... No, scherzo, trollo. Non è vero, se fossi stato il mazziere io sarei stato in vantaggio. Godo. Ottimo così. L'ho persa. Secondo me, allora, da come è startata l'ho persa. Lui gioca solamente briscole. Lui gioca solamente briscola, deve essere messo da Dio, deve essere messo. Secondo me l'ho persa. Secondo me l'ho già persa, cioè lui sta giocando solamente briscola, deve essere messo veramente in modo assurdo con tutti assi e cazzi vari. Ci avrà asso di briscola e 3 di briscola, ci avrà. Guarda, continua a giocare briscole, gioca solo briscole. Cazzo, non ho cambiato... vabbè, ho capito. Bello questo Zelda, che cazzo devo mettere? Aspetta, c'è briscola? C'è briscola come categoria, briscola... O se no metto direttamente Apex, che tanto mi ci metto dopo, aspetta. Apex Legends, ok, che tanto ci vado tra 10 minuti. Complimenti Ribo per la vittoria di questo game di briscola. Ti volevo fare i complimenti, sei stato veramente bravo. Alla fine te la sei meritata, secondo me. Alla fine, secondo me, te la sei meritata.
Alla fine il re della briscola è il più forte. Complimenti, Ribo. Girati un attimo, Ribo, girati un attimo, Ribo. Non guardare, girati. Ragazzi, guardate un attimo. Ok, ci sono, eccomi qua, eccomi tornato. Sono usciti sia... No, non è uscito il 3, era uscito l'asso e basta, sono un coglione, era l'altra partita che era uscito il 3. Secondo me l'ha già vinta, cioè secondo me ha già fatto i 60 punti lui. Secondo me Ribo sta già a 60 punti, che palle. Ribo re della briscola, non ci credo. Dovrò chiamarlo ogni volta Ribo il re della briscola d'ora in poi, io non ci voglio credere, veramente. Veramente non ci voglio credere. Hinata. Non ci voglio credere. Ribo il re della briscola. Secondo me ha veramente vinto lui, cioè ha i punti per vincere. Deve succedere un miracolo perché vinca io. Il miracolo non sta succedendo. Ah, mi devo giocare bene l'ultimo, però è tosta. Mi devo giocare l'ultimo, ma è tosta. Che culo, l'unica carta che non dovevi giocare, non ci credo. Che culo, marcio. Ciao, Nova. Che culo. Dio. Ah, la goduria. Cazzo, che senza quella doppietta l'avrei persa veramente. Cioè, senza prendere asso più 3 alla fine l'avrei persa. Godo. Il re della briscola! Ribo arato. E qua ho dimostrato che era solamente fortuna se lui ha vinto... Se lui ha vinto quella prima. Si chiama culo. Godo 15. Ribo... E mi dispiace, GG. Ribo, le ultime due partite ho avuto, quando ho detto gira ti faccio vedere la mano, ho avuto per le ultime due partite in contemporanea in mano re, 3 e asso di briscola. Per due partite di fila avevo in contemporanea in mano re, 3 e asso di briscola, quando ho detto Ribo girati. Re, 3 e asso di briscola per due partite consecutive contemporaneamente in mano tutti e tre. Immagina. Il re della briscola. No, Ribo ha sculato nella prima partita. Va bene, dai, sfido Double e poi vado su Apex. Dov'è Double? ID. E aggiungi amici, user ID, cerca utente, la sburra di Ganondorf, richiesta inviata, vai. La sburra di Ganondorf, l'ultimo sfidante di oggi, facciamo. Che bello. Che re. Ma certo, vabbè, io mi sono lamentato al primo, poi ho sculato, godo. Gioco online, partite social, sfida amici, 2 su 3, sì. Scegli la sburra di Ganondorf. La sburra di Ganondorf ha accettato l'invito, crea tavolo. Avanti, a noi due la sburra di Ganondorf. Che fate? Finiamo questa partita a briscola, poi ci spostiamo su Apex. Vabbè, la sburra di Ganondorf parte subito con una briscola. Complimenti per la vittoria, sburra, complimenti. Complimenti la sburra di Ganondorf per la vittoria di questo round. Parte subito con la briscola, è un brutto segnale. Ha! Si gode? L'ho vinta. Allora, a meno di cose strane, questa partita l'ho vinta, in teoria. Dovrei veramente tirare un hard trollata per perdere sta partita. Non lo escludo, ma dovrei tirare veramente una trollata incredibile. Dovrei tirare una trollata di dimensioni abnormi per trollare questa partita. È impossibile. La sburra, sei un po' indeciso su quale carta giocare. Un 9 di briscola. Un 9 di briscola alla quarta mano della partita per la sburra di Ganondorf. La sburra di Ganondorf. Cosa? Sei un folle.
No! Ho provato la Brady Move! Ho provato la Brady Move! Ho provato la Brady Move! Speravo non avesse... L'ho persa, mi sa. Mi sa che l'ho persa. Ho provato la Brady Move! Speravo non avesse briscole. Invece sa pieno di briscole. Ce l'ha tutte, ce l'ha. Giocami la carta giusta. Dio caro, che palle. L'unico seme che non deve giocare, oh. Che palle. Ma la sto hard trollando. Ma ci vuole che la mano passi a lui. Però... Figa, prendi qualcosa, sburra di Ganondorf. Pigli qualcosa, per favore. Che voglio che la mano passi a te. Puoi prendere qualcosa. Oh, no, non è vero. Che palle. Guarda. Guarda che cosa ti offro. Aspetta. Guarda qua, sburra. Un'offerta irrinunciabile. Ah, la sburra deve fare il toxic player. La sburra deve fare il toxic player. Deve fare. L'usi così? Perché sburra? Mi sa che l'ha vinta. Alla fine era stata una grande giocata, ma perché avevo i semi sbagliati. No, l'ho vinta, godo. E boh, la sburra ha delle moves strane, però alla fine erano state worth nel turno finale. No, no, alla fine era stata worth quella giocata di buttare lasso subito, però... Cioè, avessi avuto carte diverse, no. Tocca a te, tieni. Ma la sburra mi sta regalando punti apposta? Non riesco a capire. Perché continui a regalarmi tre assi tipo all'infinito? Perché continui a regalarmi punti? Ma che stai facendo? Perché mi regali punti all'infinito? Un gameplay bizzarro. Non riesco... Tre di briscola. Dio caro, che carte avrà la sburra. Ma io ti butto 9 di briscola, pensa a te. Pensa che carte ho io, spaventati. 9 di briscola, che era letteralmente la terza briscola più alta disponibile. Visto che è stato... L'8. Visto che è stato buttato via il 3. Era la terza briscola più alta disponibile. Guarda, ti devo dire. Ti devo dire, non si rifiuta. Non l'hai giocato ora, non ce l'avrai adesso, Avanti. Dio caro, che carte di merda. Dio, che carte di merda. Dai, che sburra ce l'hai. Non ce l'hai. Ma però non hai niente, non puoi prendere mai niente. Non hai nulla, non puoi prendere mai nulla. Ma che è? Ma perché la sburra continua a regalarmi punti? Perché continua a regalarmi punti? Ah, ok, ok. Puoi prendere anche tu, va bene, va bene. Non capisco, sburra, non capisco. Questo gameplay mi sta stordendo, questo gameplay da parte tua. Continui a regalarmi tre assi. Io butto un 5 di spade e tu mi butti un asso di bastoni. Non riesco a capire il senso di questo gameplay. Se lo stai facendo apposta o no. Sembra che tu ti stia tipo impegnando a darmi più punti possibile. Non riesco veramente a capire. Secondo me arrivo tipo sui... Toccate cazzo. Ok. Va bene, va bene. Ottima move. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, perfetto. Secondo me faccio tipo 90 punti in sta partita se prendo anche l'ultima. Quanti cazzo di punti ho fatto in sto round? Cazzo, ho preso tutti gli assi e tre io? 89! Io ho detto 90, vedi, l'occhio. L'occhio per la briscola. Ma che giocatore della briscola? Ho detto 90 punti avrò fatto e ne avevo fatti 89. Mamma mia. Sono fortissimo. Sì, sono... Non per nulla... Ma infatti, Double, ma perché continuavi a regalare i punti? Non ho capito. Sì, no, sono troppo forte. Il re della briscola. Il re della briscola. E non per nulla ho vinto la corona sconfiggendo Ribo, il demone oscuro. Non per nulla ho vinto il titolo di re della briscola sconfiggendo Ribo, il demone oscuro. In un combattimento che non è stato così difficile, però dai, tutto sommato
Gli ho lasciato vincere il primo round. Gli ho lasciato vincere il primo round. Arrivo poi. Poi è insomma double, insomma. Mi sembra. Mi sembra.